Lezione, come sapete, di secondo livello che coinvolge i consiglieri e gli amministratori comunali. Quindi comunque una competizione demografica e un'espressione dei territori che ha dato un risultato piuttosto paritetico rispetto al bipolarismo politico. Quindi la rappresentanza del Consiglio abbiamo 5 membri riconducibili in un'area di centrodestra e 5 di centrosinistra. E questo in una certa maniera cercherà in qualche modo di dare di ricalcare quella che è stata la volontà degli elettori o del, se la possiamo chiamare, dell'equilibrio politico. Quindi questa gestione, benché oramai si sia capito, è diventata transitoria fino al rinnovo della modalità di elezione del presidente di primo livello, sarà quantomeno aperta a tutte le forze politiche e a tutti coloro che vorranno contribuire nel buon risultato dell'attività amministrativa provinciale. Però così facendo abbiamo deciso di fare una ripartizione rispetto alle deleghe di chi propositivamente, anche per questo ringrazio i rappresentanti delle forze politiche, in particolare i segretari di Azione e del PD, che hanno contribuito fattivamente a questo risultato, abbiamo deciso di ripartire le deleghe rispetto ai primi 5 consiglieri e una restante parte riservata poi a Forza del Territorio. A consigliere Andrea Core va la delega di politiche dell'ambiente, strategie di promozione e rilancio dei territori, promozione di eventi culturali, iniziative di compartecipazione, rapporti con la Regione Abruzzo più politiche del lavoro. Al consigliere Core va anche la vicepresidenza. Al consigliere D'Ercole abbiamo assegnato la rete viaria provinciale e i lavori pubblici. Al consigliere Bartolini i rapporti con il comune capoluogo e relazioni con gli enti locali, politiche di integrazione sociale, più manutenzione scolastica, politiche scolastiche, istruzione, parchi e riserve. Al consigliere Lattanzi, bilancio e personale e il terzo nucleo della viabilità, che è in particolare il nucleo della parte nord-nord-est della provincia di Teramo. Al consigliere Pavone, consigliere esperto, sindaco della Comune di Roseto, esperto nella gestione degli enti pubblici, del patrimonio pubblico, è stata assegnata l'importante delega del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza e l'edilizia scolastica, quindi tutti i progetti strategici che riguarderanno questa provincia. Invece rimangono, come proposta politica alla Forza del Territorio, una serie di deleghe che poi verranno discusse anche durante la fase consiliare, che saranno le deleghe delle politiche di tutela e promozione delle pari opportunità, le politiche di tutela, promozione e rilancio delle realtà montane, le relazioni interistituzionali finalizzate a progetti di collaborazione con realtà territoriali estere, i patti di amicizia e gemellaggi e i patti di solidarietà, le politiche del mare, la pianificazione urbanistica e la tutela e valorizzazione del patrimonio dell'ente. Questa è una parte discussa con il gruppo della Forza del Territorio. Rinnovo i ringraziamenti a tutti i consiglieri, rinnovo i ringraziamenti ai gruppi politici, rinnovo i ringraziamenti a chi ha preparato lo stato di transizione rispetto a questa nuova fase di gestione di presidenza e consiglio rinnovato e siamo a disposizione per eventuali ulteriori domande. Se non ce l'avete direttamente, vengo fuori.